Grazie molto, ringrazio per l'invito che ho accettato molto molto volentieri, ma ringrazio anche per il tema che mi è stato affidato, perché i rapporti tra i disturbi dell'umore, quello che banalmente noi chiamiamo depressione, ma la malattia di Alzheimer, sono rapporti molto complessi, ma estremamente affascinanti dal punto di vista neurobiologico e anche dal punto di vista terapeutico, che ci possono riservare delle strategie di intervento di particolare interesse. Visto che sono l'ultimo relatore della mattina e in maniera un po' non convenzionale, ho deciso di iniziare la mia presentazione con la cosiddetta stampa laica. Non partiamo dalle review o da editoriali sulle nostre riviste più o meno importanti, ma partiamo da un recente articolo sul New York Times, marzo di quest'anno, che è intitolato con un titolo estremamente angosciante: saremo mai capaci di curare la malattia di Alzheimer? Due giorni prima altre due grosse industrie del farmaco hanno constatato il fallimento di tutte le loro strategie di prevenzione e di terapia della malattia di Alzheimer e hanno deciso di abbandonare la scena, di non supportare più questo tipo di ricerca. E queste sono due aziende che si sono aggiunte ad altre aziende che 6-8 mesi prima avevano fatto la stessa scelta e purtroppo alcuni mesi un'altra azienda ha abbandonato la scena. E questo per chi, come sottoscritto, da tanti anni è coinvolto nella ricerca della malattia di Alzheimer, ma per tutta la comunità scientifica è ovviamente una grossa perdita. Facciamo un altro passo indietro, rimaniamo sempre nella cosiddetta stampa laica. Questo è un articolo che è comparso nel 2013 sull'Huffington Post, uno degli così, esperimenti di media più innovativi. E l'Huffington Post ci dice: dobbiamo ripensare la malattia di Alzheimer. Ormai sono passati più di 110 anni da quando Alice Alzheimer ha pubblicato, ha descritto il primo caso. Conosciamo in maniera assolutamente molto dettagliata tutta la neuropatologia della malattia stessa. Abbiamo degli interessantissimi modelli dal punto di vista animale, i famosi topi transgenici, che sono arrivati a un livello estremamente sofisticato. Abbiamo topi transgenici per 5 geni diversi. Abbiamo visto, e da questa mattina che parliamo, lo sviluppo di nuove metodiche estremamente suggestive. Misuriamo in vivo il carico di beta amiloidi, ha iniziato a misurare in vivo anche il carico di proteina tau iperfosforilata, ma da 20 anni la nostra terapia non è cambiata e il nostro modo di curare i pazienti affetti da malattia di Alzheimer è sostanzialmente invariato. Dov'è che abbiamo sbagliato? Questa è l'outline della mia presentazione. Ovviamente parto... Il primo punto era i nuovi criteri diagnostici, dobbiamo appunto ripensare la malattia di Alzheimer. Parlerò della depressione innanzitutto come fattore di rischio per sviluppare la malattia di Alzheimer, della sintomatologia depressiva nei pazienti che hanno già iniziato la malattia stessa, di quale possono essere i meccanismi neurobiologici per spiegare questa associazione, le possibilità terapeutiche e ovviamente le direzioni future per capire meglio questa complessa comorbidità. La prima domanda vuole essere un po' provocatoria, ma vista la difficoltà e gli insuccessi nel settore va fatta, dobbiamo chiederci, ma in fin dei conti cos'è la malattia di Alzheimer? E questo sottotitolo che ho messo, che ha a che fare con i nuovi criteri diagnostici, cioè ci stiamo muovendo verso una definizione biologica della patologia stessa. Quando è che noi usiamo il termine malattia di Alzheimer? In due contesti che sono completamente diversi. Entra un paziente nel nostro ambulatorio, lamenta o i familiari riferiscono problemi mnesici e allora noi facciamo diagnosi di malattia di Alzheimer, lo abbiamo almeno fatto finora, diagnosi di malattia di Alzheimer soltanto sulla base di un corteo di sintomi neuropsicologici. Il deficit della memoria con caratteristiche particolari in primis, gli altri deficit e via dicendo. Ma non abbiamo mai una conferma biologica della nostra diagnosi clinica.
Dall'altra parte abbiamo i neuropatologi che esaminano le grosse casistiche di cervelli di pazienti che sono deceduti con un deficit cognitivo, trovano la corrispondenza, c'è qualche problema, la corrispondenza con i famosi criteri diagnostici, parlano di un certo numero di placche, un certo numero di groviglie neurofibrillari, fanno diagnosi di malattia di Alzheimer e dicono che questa è la forma più frequente di demenza nella popolazione senile. Quali sono i problemi? I problemi sono che soprattutto questi studi di sperimentazione con i monoclonali hanno dimostrato che fino al 35% dei soggetti che noi abbiamo arruolato in queste sperimentazioni non avevano una base biologica di malattia, e allora usare un anticorpo monoclonale verso la beta-amiloide in un soggetto che non ha deposizione di beta-amiloide, potete immaginare, è una delle tante cause di insuccesso. Dall'altro lato, i neuropatologi ci dicono che c'è un 40% di pazienti in cui hanno fatto diagnosi di malattia di Alzheimer che in vita non avevano i sintomi clinici della malattia. Oggi noi facciamo diagnosi di malattia di Alzheimer con i classici criteri INIA del 2011 che ci permettono di fare diagnosi di un Alzheimer preclinico, il famoso mild cognitive impairment dovuto a malattia di Alzheimer e la diagnosi di demenza da malattia di Alzheimer, e questo grazie ai biomarcatori. Però esiste un continuum tra queste diverse condizioni. Per cercare di fare questo passo avanti, di ripensare alla malattia di Alzheimer, lo scorso anno sono usciti questi nuovi criteri, sono stati già accennati nella prima presentazione, che sono essenzialmente criteri di ricerca, ma che dovranno improntare in maniera significativa tutta la nostra cultura sulla malattia di Alzheimer, che spostano da una visione esclusivamente neuropsicologica, da un quadro sindromico del nostro soggetto, ha una definizione in vivo, grazie ai biomarcatori, del processo. E per far diagnosi di malattia di Alzheimer dobbiamo dimostrare la coesistenza di deposizione di beta-amiloide e di anomalie della proteina tau che deve essere iperfosforilata. E questo è un cambiamento concettuale molto importante. I biomarcatori di cui avete sentito parlare finora sono stati raggruppati in tre gruppi: i biomarcatori per la proteina beta, che sono la dimostrazione con la PET, contracciante beta-amiloide, o la dimostrazione di una riduzione della beta-42 sull'iquoro della ratio tra beta-42 e beta-40, la dimostrazione di un aumento della proteina tau iperfosforilata sull'iquoro, la cosiddetta p-tau, o, non appena saranno disponibili, la dimostrazione di un'anomalia della tau tramite la PET. E poi abbiamo, tra virgolette, questi esami che usiamo correntemente, ma che sono solo esclusivamente esami che ci dimostrano una neurodegenerazione. La risonanza magnetica, la PET con fluoro desossiglucosio, la misurazione della tau totale sul liquor non sono marker significativi di malattia di Alzheimer, ma possono essere trovati anche in altre patologie. Utilizzando la combinazione di questi tre set di marcatori, voi vedete, riusciamo a arrivare a questa diagnosi di un continuum della malattia di Alzheimer, che parte dalle fasi precliniche per arrivare fino alle fasi di malattia conclamata. Nel decorso di questo lungo processo, via via i diversi biomarcatori si positivizzeranno. Ma ovviamente se il soggetto non ha una associazione di biomarcatori caratteristici, dobbiamo ipotizzare altre forme di patologia. Un'altra domanda che ci viene posta spesso dai pazienti, dai familiari, è qual è la causa della malattia di Alzheimer. Vedete dal titolo della diapositiva, oggi noi non parliamo più solo di cause, ma dobbiamo parlare soprattutto di fattori di rischio di malattia di Alzheimer. Se 20 anni fa cercavamo nelle cause genetiche, esclusivamente genetiche, la spiegazione della malattia, oggi la genetica spiega come causa con chiarezza solo l'1% dei nostri pazienti,
in tutti gli altri pazienti che abbiano un esordio presenile o un esordio senile dobbiamo ipotizzare una combinazione di diversi fattori, quindi fattori genetici, lo stile di vita, ma anche importanti fattori cosiddetti ambientali. Cioè ci siamo spostati negli ultimi anni da una concezione di malattia monogenica a una impostazione della malattia di Alzheimer che è una malattia multifattoriale, in cui esistono dei fattori di rischio e questi fattori di rischio possono essere sia fattori di rischio non modificabili, l'età. Siamo partiti questa mattina con l'età che è il principale fattore di rischio, ma abbiamo anche dei fattori di rischio che sono modificabili. La domanda che a questo punto emerge è questo: è la depressione dell'umore, o forse per essere un po' più corretti, il disturbo dell'umore di tipo depressivo, un fattore di rischio per malattie di Alzheimer? Negli ultimi 10 anni sono comparsi numerosissimi studi, qui abbiamo già una meta-analisi che ci permette di fare una sintesi di tutti i risultati, e la meta-analisi ci dice chiaramente, poi con diversi modelli, comunque sia negli studi caso controllo, ma anche negli studi coorte, il fatto di aver sofferto lifetime, anche 20, anche 30 anni prima, di depressione dell'umore, raddoppia il rischio di malattia. Quindi la depressione è senz'altro un fattore di rischio per malattia di Alzheimer. Qui vedete la meta-analisi, tutti gli studi che raggiungevano il livello di significatività e criteri di inclusione, e il diamante della meta-analisi è chiaramente indicativo di questo fattore di rischio. Ma facciamo un passo in più, avete sentito parlare dal professor Rossini dell'importanza del diagnosticare precocemente il deficit cognitivo quando il soggetto è in fase MCI. Oggi abbiamo alcuni studi che ci dicono che la coesistenza durante la fase MCI di deficit cognitivo e di depressione dell'umore aumenta il rischio di conversione a malattia di Alzheimer. Quindi la depressione non è solo un fattore di rischio specifico, ma interviene in maniera specifica, definita, nei meccanismi della patologia stessa. Che cosa succede quando il soggetto ha sviluppato la malattia di Alzheimer in maniera conclamata, evidente? Qual è la fenomenologia delle caratteristiche cliniche della depressione nel paziente Alzheimer? La prima cosa che dobbiamo riconoscere è che purtroppo non abbiamo ancora dei criteri clinici o delle scale che possiamo usare in maniera significativa, scientificamente validata nel paziente affetto con malattia di Alzheimer. Sono state proposte alcune scale, ma non sono ancora state validate a livello internazionale. Facciamo ricorso ai criteri ovviamente dei colleghi psichiatri, del DSM-5. C'è uno studio che ha utilizzato questa metodica particolare, che è la Latent Class Analysis, che dimostra che se noi usiamo tutte e 9 i criteri clinici classici per la diagnosi di disturbo depressivo maggiore, possiamo avere un'alta probabilità di diagnosticare correttamente una depressione nel paziente con malattia di Alzheimer. Teniamo presente che però la depressione nel paziente Alzheimer ha delle caratteristiche particolari, è spesso associata sia ad ansia che ad apatia, in particolare l'apatia è un sintomo molto peculiare, e che è quello che riteniamo banalmente in molti, che la depressione sia la conseguenza del deficit cognitivo, oggi è stato assolutamente escluso. Il soggetto che ha una coscienza significativa di malattia, del suo deficit dal punto di vista funzionale, svilupperà un disturbo distimico, ma non una depressione maggiore. Ci sono alcuni studi che stanno anche indagando se la depressione possa essere utilizzata come sintomo prodromico. Oggi riteniamo che se il soggetto ha sviluppato una sintomatologia depressiva significativa e nell'arco di un anno sviluppa anche un deficit cognitivo, è verosimile che la depressione sia strettamente correlata alla malattia di Alzheimer. La depressione nel corso della malattia di Alzheimer influenza negativamente l'evoluzione della malattia stessa. Come vedete c'è un peggioramento della qualità di vita. La malattia può insorgere prima, il soggetto può
arrivare prima al valore soglia per definirla come affetto da malattia di Alzheimer, c'è una maggiore compromissione in tutti i parametri della qualità di vita, un andamento nel deficit cognitivo più rapido, un declino più rapido, frequentemente il paziente viene ricoverato in una struttura di lunga degenza e ha anche una mortalità più elevata, oltre ovviamente a interferire pesantemente con la qualità di vita del caregiver. Quindi la depressione modifica in maniera significativa la traiettoria della malattia. A questo punto dobbiamo cercare di capire quali sono le basi neurobiologiche. Stiamo evolvendo verso un quadro di comorbidità, laddove la coesistenza di un disturbo depressivo mi modifica l'evoluzione clinica di una determinata malattia. Che cosa ci dicono gli studi neurobiologici? Ci danno tutta una serie di indicazioni estremamente stimolanti. Partiamo dagli studi di neuropatologia. Questo studio ha comparato il cervello degli affetti da malattia di Alzheimer senza diagnosi di depressione verso gli Alzheimer con depressione e hanno visto che una volta effettuate tutte le correzioni, età, sesso, educazione, eccetera, eccetera, il soggetto Alzheimer con depressione aveva un carico di malattia dal punto di vista neuropatologico significativamente più importante. Studi genetici, oggi non c'è patologia in cui non si cerchi la base genetica e si è visto che esiste un set di geni, in particolare un sistema di neurotrasmissione, che è quello del BDNF, che può modulare la presenza di depressione in Alzheimer. In particolare c'è un polimorfismo, che è un polimorfismo valina-metionina 66 del gene del BDNF, che si associa in maniera significativa alla comparsa della sintomatologia di tipo depressivo. Presento uno studio che stiamo conducendo a Torino, su un pedigree molto vasto, che si è presentato con una fenomenologia, una sintomatologia clinica molto particolare. Questi sono soggetti che nella terza e quarta decade di vita sviluppano una depressione. Questa depressione è inizialmente farmacosensibile, trattiamo il soggetto, migliora, poi ha una recidiva. Quando arrivano nella fascia tra i 50 e i 60 anni si ripresentano con una depressione, ma che diventa farmaco resistente, quindi nonostante diversi schemi terapeutici non rispondono più in maniera significativa al nostro trattamento, e arrivano in età senile verso gli 80 anni, abbiamo già tre pazienti in cui abbiamo confermato la diagnosi, ovviamente secondo i criteri che vi ho presentato prima, i criteri ETN, e sviluppano chiaramente una malattia di Alzheimer. Attualmente abbiamo isolato tramite la strategia dell'exon sequencing una mutazione puntiforme in un gene che codifica per una subunità del recettore NMDA, cioè il recettore che modula la risposta al glutammato. Aspettiamo ancora i risultati degli studi in animale per confermare questo continuum dal punto di vista di malattia, quindi una depressione inizialmente responsiva, una depressione che non è più responsiva alla terapia farmacologica e lo sviluppo di una sintomatologia demenziale tipica per malattie di Alzheimer. Un paio di anni fa, molti l'avranno visti, i nostri giornali hanno presentato in prima pagina, il gruppo di Roma ha dimostrato una correlazione tra una compromissione dei sistemi dopaminergici e ovviamente i deficit tipici della malattia di Alzheimer. Questi sono transgenici, topi transgenici, con un modello relativamente semplice, una mutazione APP Sweden, e nelle fasi iniziali, quando il soggetto non aveva ancora le caratteristiche neuropatologiche della malattia di Alzheimer, esisteva già un deficit dopaminergico a carica dell'area ventrale tegmentale anteriore, la famosa VTA, che è coinvolta anche nella cosiddetta, in senso lato, ovviamente sintomatologia depressiva, ha a che fare essenzialmente con il reward, la ricompensa. Vi faccio vedere con un certo interesse che almeno nel modello sperimentale il trattamento con L-DOPA o il trattamento con selegilina, un altro farmaco che interferisce con la trasmissione dopaminergica, ha
prodotto un miglioramento della sintomatologia clinica e un rallentamento della progressione verso Alzheimer conclamato. Quindi un altro stimolo dal punto di vista cognitivo per correlare la trasmissione dopaminergica e il processo neurocognitivo dell'Alzheimer. Da anni sappiamo che un'altra possibile spiegazione è la correlazione tra l'asse ipotalamo-ipofisi surrene e sia la sintomatologia depressiva che il deficit cognitivo. Un eccesso di glicocorticoidi danneggia l'ippocampo, la struttura chiave nella malattia di Alzheimer, ma è anche responsabile di depressione dell'umore. Alti livelli di glucocorticoidi ostacolano la neurogenesi ippocampale, quel processo che cerca di tamponare la progressione del deficit mnesico. I glicocorticoidi intensificano, peggiorano la vulnerabilità ippocampale e negli animali da esperimento, nei transgenici, si è visto che la somministrazione di glucocorticoidi aumenta la deposizione di beta-amiloidi. Come dicevamo prima, per quanto riguarda la genetica, anche studi neurochimici hanno dimostrato un ruolo centrale di questo fattore trofico, che è il BDNF, sia nella malattia di Alzheimer sia nei disturbi dell'umore di tipo depressivo. E questo è un tipo di segnale, quello correlato ai fattori trofici, che può essere modulato. Qui avete un esempio, sempre dall'animale da esperimento, che l'animale è sottoposto a stress particolari che sembrano rapportarsi al stato depressivo, a una perdita di sinapsi, e che il trattamento col BDNF in questo caso è in grado di restaurare, di reinstaurare una normale sprouting a livello sinaptico, quindi la formazione di nuove sinapsi e mantenere certi circuiti. Infiammazione e malattie di Alzheimer, torniamo alla nostra placca, vedete che c'è questo nucleo centrale, questo conglomerato, la colla, la glu di Alzheimer, ma che è circondato da un importante anello di reazione infiammatoria. Diversi modulatori dell'infiammazione, scusate, sono in grado di modulare l'evoluzione della malattia di Alzheimer, ma anche nella patologia depressiva il sistema immunitario ha un ruolo di rilievo. Diversi studi hanno dimostrato che polimorfismi delle citochine proinfiammatorie possono predisporre a un disturbo dell'umore di tipo depressivo. E infine, questa è l'evidenza più recente, il miglior update da presentarvi, il famoso sistema linfatico. Voi tutti sapete che fino a pochissimi anni fa si riteneva che all'interno del sistema nervoso centrale non ci fosse un sistema linfatico. Degli studi recenti hanno dimostrato che esiste questo sistema molto particolare, perivascolare, ovviamente supportato dalla glia, che permette un flusso convettivo di liquidi verso i neuroni, ma che soprattutto permette uno scarico di tossici dal sistema nervoso centrale all'albero o al sistema venoso, ma anche al sistema linfatico. Ed è stato dimostrato chiaramente che la beta amiloide viene allontanata dal sistema nervoso centrale utilizzando anche questo sistema, quindi un'alterazione del sistema linfatico nella malattia di Alzheimer. Questo è uno studio recentissimo sull'animale d'esperimento, quindi va preso sempre con le dovute precauzioni. Questi sono topi che sono stati sottoposti a stress ambientali che simulassero uno stato depressivo, questo mild stress cronico, non predittivo. Questi soggetti sviluppano una nuova produzione di beta amiloide, quindi interferisce con la sintomatologia. Ebbene, si è visto che c'era a livello linfatico una riduzione dell'output di beta-amiloide, ma il trattamento con fluoxetina, un antidepressivo che usiamo spesso, era in grado di compensare questo deficit e reinstaurare un normale flusso a livello linfatico, quindi ripermettere un flusso verso l'esterno del cervello di sostanze tossiche, beta-amiloide in primis. Quindi un ulteriore, del tutto nuovo meccanismo patogenetico per spiegare questa importante associazione. Questo è il modello che cerca di mettere assieme
Tutti questi meccanismi di cui vi ho parlato finora, in cui, come vedete, si ha ormai una visione di comorbidità, da un lato i disturbi dell'umore tipo depressivo, dall'altro la malattia di Alzheimer, che interagendo tra di loro possono darci luogo al fenotipo che ne andiamo a osservare. A questo punto è ovvio che si impone il discorso della terapia. Gli antidepressivi, questa è una delle ennesime review della Cochrane che periodicamente sottopone questa tematica a indagine, gli antidepressivi vengono spesso usati nei pazienti con malattie di Alzheimer, ma il clinico ha spesso dei grossi dubbi sulla loro reale efficacia. Questi sono due studi sviluppati in Danimarca, dove c'è un registro nazionale dei farmaci, e si è visto che in circa il 45% dei pazienti con demenza venivano usati antidepressivi. Lo studio successivo ha dimostrato che nei pazienti Alzheimer trattati con antidepressivi si aveva un rallentamento della progressione di malattia. Ovviamente non allo stesso livello rispetto ai soggetti che non erano in comorbidità per Alzheimer, ma a un livello decisamente superiore rispetto ai non trattati. Qui abbiamo l'ennesima meta-analisi che è andata a valutare l'efficacia dei farmaci antidepressivi nei pazienti Alzheimer, quindi quanto funzionano. La prima constatazione da fare è che purtroppo, come potete osservare, il numero di studi che hanno una qualità scientifica tale da poter essere sottoposti a meta-analisi è basso. I risultati su questo basso numero di studi ci dicono che c'è un trend, una tendenza al miglioramento, ma che abbiamo assolutamente bisogno di altri studi controllati, randomizzati, possibilmente con placebo, per dimostrarne l'efficacia. Questo è uno studio di neuroimmagini. Alla vostra sinistra vedete l'attivazione cerebrale in un soggetto che viene trattato con galantamina, uno dei farmaci che usiamo correntemente. Alla vostra destra c'è l'associazione della galantamina con il citalopram, un SSRI, un antidepressivo.